Giovedì 28 marzo 2019, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, sempre qui in diretta su Milano News per raccontare un po' Milano, la città metropolitana, che cosa rende grande la nostra città di Milano. Quest'oggi abbiamo due grandissimi ospiti, stiamo parlando di due psicologi, io ho quasi paura a star qui seduto, come per fortuna non abbiamo il divanetto, che sennò qua alla fine finivamo a fare una trasmissione in analisi. Diamo il benvenuto a Giada Sera, psicologa, e Laura Ranzini, psicologa anch'essa, tutte e due psicologhe del Centro Medico Viva Voce. Buongiorno, Buongiorno. grazie mille di essere qui con noi oggi. Centro Medico Viva Voce è un centro medico appunto che c'è qui a Milano, che però ha una caratteristica, diciamo, che nasce con una peculiarità, no? Sì, esatto, nasce dall'esperienza di Giovanni Muscarà, che è il fondatore ed ex balbuziente, quindi lui in primo luogo si è messo in gioco e ha trovato un metodo che poi è stato validato scientificamente appunto per la balbuzie. In seguito poi è diventato appunto un centro medico e attualmente ci occupiamo non solo di balbuzie e di disturbi del linguaggio, ma anche dell'area psicologica, ne della neuropsichiatria infantile e dell'apprendimento. Quindi oggi parliamo prevalentemente appunto di balbuzie, un tema che abbiamo già affrontato in passato qui a Milano News, ma che ci piace insomma tornare sul tema, perché è uno di quei temi che spesso e volentieri, insomma, tanti miti intorno a queste cose, ma poi in realtà la verità spesso si fa fatica a capire dove sta. Quindi parliamo subito a, e già so che la domanda è quella difficile, diamo una definizione di balbuzie, so che già questa è roba da prendere e dover andare via. Ok, allora la balbuzie è un fenomeno complesso, okay? Quindi non si parla soltanto di un disturbo di fluenza, ma di tutto ciò che comporta questa difficoltà. Quindi proprio per questo noi nel nostro centro abbiamo un'equipe multidisciplinare, appunto per avere un approccio da diversi punti di vista sul problema stesso. Quindi la balbuzie è la risposta a un blocco e noi possiamo avere tendenzialmente due risposte. Da una parte è o mettiamo forza a questo blocco, o d'altra parte possiamo usare delle risposte comportamentali. Faccio un esempio: se ci troviamo dentro una stanza e la porta si chiude e non riusciamo più a uscire, quello che possiamo fare è o spaccare la porta con la forza, oppure trovare un'altra via d'uscita, tipo la finestra. Questo. Ok, perché il centro medico di voce appunto è specializzato in balbuzie? Appunto perché nasce dall'esperienza di Giovanni Muscarà, che è il fondatore e ex balbuziente. Quindi lui in primo luogo ha fatto studi completamente diversi, ma si è messo lì e ha detto: devo risolvere il mio problema. Ecco, Giada, c'è già, però c'è già spoilerato il finale, perché l'hai definito ex balbuziente. Quindi la prima cosa che mi stai dicendo è che dalle balbuzie si può guarire, quindi. Sì, E come assolutamente. si fa? Allora, il nostro programma, il nostro percorso prevede una fase intensiva di corso e a seguito una fase di post-corso di riabilitazione che dura all'incirca 6 mesi. Riabilitazione, nel senso, non intendiamo, non ci sono interventi chirurgici, cose, No, ok, nel no, senso, ok, perfetto. assolutamente. Il nostro focus è sul controllo motorio, okay? Quindi su far riprendere a chi appunto soffre di questa difficoltà il controllo di ogni pezzettino del suo volto, del suo apparato che gli permette di parlare. Ecco, perché appunto fammi capire, perché alcuni di noi appunto soffrono di balbuzie? È una malattia, è qualcosa di genetico, è qualcosa, come funziona? Ok, allora partirei dicendo che chi balbetta sa parlare come noi, Ok, e quindi cioè, ok? stai Quindi dicendo, non è un ritardo, non è una assolutamente no. difficoltà cognitiva così, No, ok. ok, è come se tutti noi abbiamo delle rappresentazioni, delle mappe mentali dove anche a livello motorio sappiamo che per prendere una penna io devo muovere determinate parti del mio corpo per raggiungere l'obiettivo. Stessa cosa avviene quando parliamo, noi quando parliamo muoviamo delle parti del nostro corpo, quindi muoviamo le labbra, la lingua, il mento. Loro, chi appunto soffre di balbuzie, lo sa fare quanto me, ok? Quanto noi. L'unica cosa è che questa mappa che loro hanno è instabile rispetto alla mia, che invece è stabile, che sono normofluente. Quindi eventi stressanti, eventi che possono ci possono essere degli eventi che perturbano il sistema, ok? E quindi è più difficile tenere quel controllo motorio.
Ne soffre più una certa categoria rispetto ad altre? Come funziona? Sì, C'è qualcosa allora, che... il rapporto è 4 a 1 per gli uomini rispetto alle donne. Noi uomini ne... Sì, molto di più. Si può insorgere, in realtà a diverse età, la prevalenza è in età prescolare, però appunto noi interveniamo dal sesto anno, perché di solito c'è una remissione spontanea entro il sesto anno di vita, e quindi inutile lavorare su qualcosa che poi magari si risolve da sé, e comunque un percorso riabilitativo, un percorso proprio un trattamento di riabilitazione alla balbuzie, ovviamente presuppone un certo tipo di consapevolezza, anche se ovviamente da piccoli è mediato dal genitore. Ecco, specialmente poi si dice, insomma, no, in realtà il balbuziente è uno emotivo che fatica, è tutto lì, è tutto chiuso nelle emozioni, quindi? No, assolutamente, anzi, la missione, una delle missioni che si pone appunto Viva Voce è quella di sfatare i luoghi comuni. Stai calmo, prendi fiato, esatto. Non è non c'entra, okay. È un grande luogo comune. È conseguente, se immaginiamo che ogni volta che noi dobbiamo ordinare il caffè sapremo che faremo fatica, che ci bloccheremo, certo sì che poi viene l'ansia, ma è un condizionamento, cioè, perché io so che ogni volta che andrò una conseguenza in realtà. Esatto. Ok. Esatto, so che proprio su queste conseguenze avete messo in piedi delle dirette Facebook, proprio, nel senso che comunque, insomma, sul saper gestire le proprie emozioni è importante, no? Che cosa avete fatto, appunto? Come, cosa avete pensato? Dimmi, Laura. Sì, abbiamo pensato proprio di fare cultura sul tema delle emozioni, quindi fare divulgazione, che è molto importante anche per superare appunto alcuni stereotipi legati alle emozioni, come questo che dicevamo rispetto all'ansia, che può essere causa di balbuzie, che in realtà è un'etichetta, un qualcosa che si pensa ma non è la realtà. Quindi abbiamo pensato appunto di fare queste dirette. La prima c'è già stata il 6 marzo e è stata una diretta introduttiva proprio sul tema delle emozioni. Seguirà il 3 aprile con una diretta sull'ansia, e ogni mese fino a giugno, quindi una maggio e una giugno, ci saranno anche delle dirette sulla tristezza e sulla rabbia. Quella sull'ansia, attenzione, che secondo me fate il botto di ascolto, gente con l'ansia se ne vede, certo, sempre di più. E cosa ci raccontate appunto all'interno di queste dirette? Mi insegnate un po' magari anche a saperla gestire meglio questa ansia, o non farla proprio venire sarebbe ancora meglio? Però questo non è possibile. Ah, ok, non è ok, miracoli. Okay. Esatto. Allora, diciamo che le dirette hanno l'obiettivo sia appunto di dare delle informazioni, quindi come dicevamo in termini divulgativi, e poi si concentrano sia sul punto di vista del bambino, dell'adolescente, ma anche del contesto in cui il bambino o l'adolescente si trova a vivere, quindi parliamo anche ai genitori o agli insegnanti. Quali sono le emozioni che più però possono poi comportare ad avere appunto, quali sono le emozioni più grosse che vengono fuori come conseguenza appunto magari delle balbuzie a volte? Beh, sicuramente l'ansia, magari la vergogna, dipende anche ognuno che pensieri fa in quella situazione, perché a volte noi pensiamo che le emozioni derivino dalla situazione che stiamo vivendo, quindi diciamo quella persona mi ha fatto arrabbiare, ma in realtà questo è un falso mito, perché le emozioni dipendono da quello che noi pensiamo, quindi non è la persona che ci fa arrabbiare, ma è quello che noi abbiamo pensato di quella persona. Pensa che il vissuto magari a volte. Esatto. Cioè, io ho avuto le persone che mettevano rabbia solo perché somigliavano a gente che mi ha fatto arrabbiare anni prima, ad esempio. Esatto, però è un problema di presa per la gestire questa cosa. È il mio pensiero che faccio in quella situazione che mi riporta indietro, eccetera, quindi non è la situazione. Insomma, un bel lavoro complicato quello che avete deciso di intraprendere, no? Beh sì, però sicuramente ognuno di noi, cioè le emozioni fanno parte del funzionamento normale, quindi riguardano ognuno di noi, e secondo noi avere qualche informazione pratica può dare qualche spunto e migliorare il nostro funzionamento in generale. Ecco. Dove le possiamo vedere queste dirette Facebook? Quando? Allora, la prossima sarà il 3 aprile sul tema dell'ansia, poi ci sarà l'8 maggio sul tema della rabbia e il 5 giugno sul tema della tristezza, e sono appunto delle dirette Facebook sul canale In Viva Voce con voi. Mi ha parlato che appunto c'è un metodo, però Viva Voce è proprio un metodo suo, fatto appunto dal vostro fondatore. In cosa consiste? Come potremmo definire, cioè, senza darmi troppi particolari tecnico-scientifici, ma come questo approccio, come funziona?
Ok, come appunto partendo un po' dalla definizione di prima, data prima della, di che cos'è la balbuzie, si va a lavorare sul controllo motorio, quindi un po' attaccare quella mappa un po' instabile che chi balbetta ha. Ha una mappa stabile, sempre motoria, sempre a livello motorio. Appunto c'è questo percorso intensivo di 5-6 giorni e poi c'è una parte post corso. È fondamentale. 5-6 giorni, così poco? Sì, la parte intensiva sì, e poi ci sono circa 6 mesi di post corso. Che in meno di 9 mesi riesco a risolvere il problema? Sì. Dopo i primi giorni della fase intensiva si acquisisce un'abilità e poi questa deve essere trasformata in abitudine, quindi ci vuole una fase poi di allenamento. Come dire, carichiamo il software e poi facciamo programmare dal computer, meno. Più o meno, esatto. No? Insomma, diciamo appunto, è quindi un approccio molto motorio quasi, mi dicevi, no? Nel senso che andiamo proprio a lavorare sul come muovere i muscoli, immagino, facciali, come... Esatto, è prettamente parte dalla base motoria ovviamente, sì. Però essendo appunto la balbuzie una difficoltà sfaccettata, anche l'approccio appunto è multidisciplinare. Scusatemi, e viene quindi poi cucito sulla persona anche il percorso che lui fa, quindi un percorso ad hoc. E credo che anche qui entrino a gamba tesa le emozioni poi a un certo, certo punto. E lì come fate a scardinare queste emozioni che si mettono in realtà un po' come bastoni tra le ruote tra voi e il risultato finale? Beh, certo, anche qua, come un po' diceva Laura, fondamentale imparare a gestirle, cioè imparare innanzitutto a riconoscerle e poi imparare a gestirle. Parte sono strettamente conseguenti a un blocco, quindi quando io poi ho uno strumento che mi permette di risolvere quella mia difficoltà, ad esempio se entro al bar, prendendo l'esempio di prima, e so che mi bloccherò sicuramente io provo un'emozione di, non so, ansia, rabbia, vergogna. Al contrario, se poi io ho uno strumento, probabilmente anche il pensiero che mi dico in testa e che genera quindi l'emozione potrebbe essere differente, e quindi quello sicuramente. Insomma, abbiamo visto che sono tante le cause che possono portare alle balbuzie e, come dicevate, non c'è in realtà, sì, spesso interviene nei bambini, ma il vostro metodo può però intervenire anche in età più adulta, giusto? Certo, sì. Noi appunto dai nostri allievi, dai 6 anni fino anche ai 70, c'è stato qualcuno di ecco, 70 qualche anni. Caso, senza fare nome e cognome ovviamente, nel massimo rispetto della privacy, qualche caso che vi ha quasi stupito, dicendo, cavolo, siamo riusciti ad arrivare a questo tipo di risultato? Allora, ovviamente come tutto i bambini hanno un apprendimento molto più rapido, uh-huh, perché la plasticità cerebrale è differente, quindi come nell'apprendimento delle lingue loro riescono molto più velocemente. Direi che forse quello che stupisce di più, al di là del recupero di una buonissima fluenza, è proprio come il condizionamento intorno alla balbuzia può diminuire. Da ragazzi che magari fanno fatica a fare le interrogazioni, quindi preferiscono farle scritte, a ragazzi più grandi invece che fanno fatica a mandare il curriculum o a cercare un lavoro o a relazionarsi con le ragazze. E quindi quando poi... Io sapevo che c'era l'alcol che aiutava, non è una soluzione, che no, quello no. No, ma ad esempio, quando dicevi appunto della interrogazione, il ragazzo che fa fatica a rispondere magari all'interrogazione orale e preferisce farla scritta, in quel caso, ad esempio, il docente deve assecondare questa richiesta oppure dire, caro ragazzo, mi spiace ma... La regola è questa, vai avanti su questa cosa. Come funziona? Perché viene, secondo me, spontaneo un po' anche a volte a secondare poi a un certo punto, no? Certo. Allora, innanzitutto fare una premessa che i ragazzi che fanno il corso con noi ci teniamo molto a creare, vabbè, oltre un rapporto con i genitori, ma anche di rete col contesto scolastico in cui sono inseriti. Quindi dare proprio degli skills, dei suggerimenti per gestire al meglio. Quindi quello che noi favoriamo una volta che fanno il percorso con noi, ovviamente è un'esposizione, fa anche parte proprio del corso stesso, cioè metterli in situazioni in cui il sistema è perturbabile, riferendomi a prima, e quindi quando sono sottoposti a questa a un'attivazione, quindi a una prova, tra virgolette. Laura, la prossima diretta dicevi parleremo di ansia. Parleremo di ansia, sì. Quali sono i consigli che puoi dare per svicolare dall'ansia, diciamo, perché non avercela è impossibile, mi dicevi. Esatto, non averla è impossibile, quindi forse un primo pezzo è proprio riconoscere
che ho l'ansia e anche accettare che ho l'ansia, anche perché a volte l'ansia è utile. Pensiamo a una prestazione, se dobbiamo, non lo so, fare una verifica, o l'attore che deve fare la sua prestazione sul palcoscenico, se non provo per niente ansia non sarò neanche motivato a prepararmi in modo adeguato. Cioè l'ansia è quel qualcosa che ci permette in realtà di avere una performance migliore. Se l'ansia diventa, se è troppo bassa, quindi non mi impegno, se è troppo alta mi blocco. Quindi bisogna stare attenti a quando l'ansia si alza o si abbassa troppo. Noi usiamo la metafora del termometro delle emozioni, quindi vedere quando la mia emozione si alza, in quali situazioni, e stare attento che non si alzi troppo. Non ti chiedo quant'era l'ansia allora prima di entrare in studio qua, non te lo chiedo. Un pochino è giusto che ci sia. Okay, è giustissimo. E appunto, quindi una volta riconosciuta, cosa possiamo fare? Una volta che appunto diciamo ok, c'è, non possiamo farci nulla, però devo imparare a gestirla. Come posso fare? Quali sono i piccoli consigli, senza darci troppi spoiler su, certo, su cosa sarà la vostra diretta? Sicuramente ritorniamo al concetto del pensiero, quindi del dialogo interno. Quello che io mi dico è fondamentale, perché se io prima di una verifica, facciamo un esempio, mi dico tanto sei il solito stupido, non, anche questa volta andrà male, sicuramente il mio livello di ansia si alza e posso essere invalidato in questo senso. Ovviamente dirsi, avere un approccio, un dialogo interno più benevolo è molto, molto importante, quindi riconoscere i propri pensieri e modificarli. Parlate anche di rabbia, sembra che ormai siamo tutti arrabbiati, poi vai in giro per strada o leggi sui social, siamo tutti arrabbiati. Cosa sta succedendo? Come mai siamo così arrabbiati? Allora, anche qua, anche la rabbia è normale. Ok. È un'emozione, anche qua è un'emozione primaria, quindi è un'emozione che c'è in tutte le culture. Forse più che essere sempre più arrabbiati, forse siamo più, la nostra società è una società che va in fretta, una società prestazionale, e quindi forse siamo stressati. E ognuno allo stress reagisce in modo diverso, c'è chi magari si arrabbia, chi si chiude di più. Interessante invece, la rabbia c'è in tutte le culture. Sì. Perché le emozioni ci sono per tutti, sono per tutti, sono le stesse emozioni oppure cambiano? Sì, allora ci sono delle emozioni che sono trasversali, che appartengono a tutti, che si chiamano emozioni di base, che sono sei, e poi ci sono le emozioni che invece sono definibili attraverso la cultura, quindi sono le emozioni secondarie più complesse, come il senso di colpa o la vergogna. Vabbè, senso di colpa, io ho fatto andare avanti persone a far lavorare benissimo grazie al senso di colpa, quindi tenetelo per favore, che è fondamentale, quello lì non fatelo togliere, che funziona benissimo sulla qualità di Milano News, abbiamo avuto grandi capolavori grazie al senso di colpa. Ecco, però dicevi appunto, quindi alcune nascono e sono normali per noi, e quindi ce l'abbiamo, non so, io come un giapponese, come un Tuareg nel sì, deserto, altri invece sono dovute all'ambiente e alla cultura. Esatto, perché per esempio io non mi sentirei in colpa se non ci fosse un'altra persona, quindi sono mediate dal contesto sociale in questo senso. Quindi è colpa mia se sono in colpa. Okay. Vabbè, vi chiedo scusa allora in diretta a tutti coloro che ho fatto fare sentire sensi di colpa. Ricordiamo bene però questa diretta, appunto. Ricordiamo le date e sì, precisamente la pagina Facebook su cui potremo seguire le dirette. Allora, le date sono il 3 aprile con la diretta sull'ansia, l'8 maggio con quella sulla rabbia e il 5 giugno sulla tristezza. Il canale è In Viva Voce con Voi. In Viva Voce con Voi, beh, carino che il titolo, complimenti, bella idea. La tristezza, allora, chiudiamo con l'ultima, chiudiamo in tristezza, no, però dopo troveremo un'altra proprio di chiudere. La tristezza è un'altra di quelle emozioni che mi sembra che tutti quanti ovviamente proviamo, ma di cui tutti quanti un po' ci vergogniamo. E invece anche qua, anche la tristezza è normale, c'è il cartone Inside Out, sì, che parla proprio di questo, del ruolo della tristezza e dell'importanza della tristezza, anche perché ricordiamoci che tutte le nostre emozioni sono importanti, perché ci dicono qualcosa rispetto a dove siamo nel raggiungere i nostri obiettivi. Cioè per esempio la tristezza ci dice che abbiamo perso qualcosa, la rabbia ci dice che c'è qualcosa che si interpone tra noi e il nostro obiettivo, l'ansia quando sentiamo che raggiungere il nostro obiettivo è in pericolo. Quindi tutte le emozioni sono essenziali, perché ci danno delle informazioni. Dicevi, siamo una società veloce, una società competitiva e tutto, che non lascia spazio per la tristezza, anzi deve essere sempre ok, sempre positivo, qualsiasi cosa succede. Adesso poi va molto di moda essere resilienti,
fin troppo, perché qualsiasi cosa succede devi essere resiliente, anche se ti stermina una famiglia devi essere resiliente, come facciamo a lasciare un po' di spazio nella tristezza e a far diventare una cosa positiva? Sì, infatti il nostro obiettivo è proprio questo, di fare un po' di divulgazione in una società dove si va di fretta, dove si punta molto sulla prestazione, invece secondo noi parlare dell'aspetto emotivo è essenziale, e anche accettare, riconoscere e validare le emozioni è importantissimo. Quindi ricordiamolo, la pagina in Viva Voce con voi, le dirette, la prossima diretta dicevamo il 3 aprile, poi avremo l'8 maggio e il 5 giugno. Ci sarà poi una seconda stagione, non lo so, non sapete ancora dopo la scuola, perché me ne mancano un po', cioè facciamo solo emozioni negative oppure possiamo anche quelle positive poi prima o poi? Si spero. Può pensare sicuramente di... siamo partiti che parte, da qui. Ecco, io, anzi, ti chiedo questo, lo definite emozioni negative? Esatto. È corretto? No. Ecco appunto, no, correggimi. Nel senso che... In realtà appunto come dicevamo non si può distinguere in positivo o negativo, ma noi facciamo una distinzione in funzionale e disfunzionale proprio nei termini del termometro. Cioè okay. Ogni emozione può essere funzionale o disfunzionale, se diventa troppo intensa, troppo invalidante, allora è disfunzionale, ma ogni emozione in sé basta la temperatura, diciamo. Esatto, ogni emozione in sé è positiva. Emozioni alzanti e abbassanti, lo chiamiamo, esatto. Davanti della temperatura del nostro termometro emozionale. Molto interessante questo del termometro emozionale. C'è una temperatura consigliata da tenere? Allora, non consigliata, però non deve essere per me troppo alta da bloccarmi, okay. O troppo bassa da non provare nulla. In molto interessante questa cosa da dire, appunto, che cioè non devo annientare le emozioni, ma anzi alimentarle con un giusto però equilibrio. Perché tu dicevi le emozioni e potono comunque migliorare la prestazione, sì. E qualsiasi essa sia. Sì, esatto, comunque le nostre emozioni ci danno delle informazioni importanti che se sappiamo ascoltarle, insomma, ci aiutano in realtà nella nostra quotidianità. Bene, allora io direi che le dirette non possiamo perdercele, perché insomma già solo qua ho scoperto tantissime cose nuove, chissà nelle vostre dirette cos'altro potrò scoprire di così interessante. Ricordiamo bene però anche dov'è il centro medico Viva Voce e le coordinate per mettersi in contatto con voi. Ok, allora il centro medico è in via Pergolesi 8, in zona stazione centrale Loreto. E... sito internet, pagina Facebook? Viva Voce, Viva Voce, www.vivavoce. Ricordiamo, per poter invece entrare nel famoso metodo, appunto, che c'ha un nome, come si chiama il vostro metodo? È MRMS. L'ho fatto apposta perché era difficile. No, come bisogna fare? Si viene lì, si fa un colloquio gratuito con o la responsabile clinica, che è Valentina Letorio del centro, oppure con Giovanni Muscarà direttamente, che è il fondatore, e a seguito di questo ti si iscrive. Ricordiamo fondamentale che non c'è limite di età in un certo senso, no, che avete appunto avuto, cioè, anzi il limite di età forse è sul basso, nel senso che prima dei 6 anni è inutile, non si può ancora avere una regressione. Esatto, una remissione, prima dei 6 anni non interveniamo direttamente sul bambino, sta partendo appunto un percorso che si fa sulla genitorialità, okay. Cioè su dare un po' di informazioni al genitore rispetto alla balbuzie e sostenerli un pochino in questo percorso, dando un po' mi hai dato un assist molto importante. Mio figlio è balbuziente, sicuramente è tutta colpa mia. Ok, esatto. Questo è il classico ragionamento, sì. Da genitore che comunque si trova magari in una situazione un po'... Esatto. Non l'aveva messa in conto, diciamo. Esatto. Quanto c'è di vero in questo? Niente. Ok. Questo è legato, il senso di colpa, un po' a prescindere poi dalla balbuzia, ma in generale... La colpa di qui sopra. Esatto. caratterizza tantissimo il genitore, ok? E lavorando con i genitori spesso riportano il senso di colpa e sentono la responsabilità della difficoltà del loro figlio, anzi la colpa appunto della del problema del bambino. Partiamo da due concetti chiave per cui il genitore può pretendere da sé di fare il meglio che può, non il meglio in assoluto. Addirittura alcuni autori, appunto nella storia della psicologia, hanno parlato del genitore sufficientemente buono e non perfetto. Ah. Okay? Quindi l'importanza anche un po' sgravare i genitori dal concetto di essere genitori perfetti. Quello è Hollywood che ce l'ha. Dalla mamma per amiche in poi ci hanno detto che dovevano essere tutti perfetti amici e amiche, quindi mi sa che ha fatto più danni che altro, credo, esatto, da quel punto di vista.
è la prima cosa su cui noi partiamo con il lavoro con i genitori. Perfetto, dottoresse, siamo arrivati in conclusione. Io davvero vi ringrazio tantissimo per essere qui con noi. Grazie. Ricordiamo infine, allora, quindi bene, le coordinate del Centro Medico Viva Voce. Allora, che è in via Pergolesi 8 a Milano, zona Stazione Centrale Loreto. Invece le dirette le troviamo in Viva Voce con voi, quindi sono delle dirette Facebook. La prossima sarà il 3 aprile. E si parla di ansia. E si parla di ansia. Il vostro posto in prima fila, preparate i popcorn, perché insomma, secondo me ce ne sarà da seguire e da imparare. Io davvero vi ringrazio tantissimo, salutate tutti i membri del centro, ringraziate il vostro ideatore che insomma con questo metodo davvero sta facendo grandi grandi progressi. Grazie mille. Grazie. A Giada Sera e a Laura Ranzini, psicologa del Centro Medico Viva Voce. Grazie mille davvero. Grazie. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento come sempre torna domani, sempre qui in diretta su Milano News con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.